La complessità emerge come una chiave interpretativa fondamentale per comprendere il fenomeno della globalizzazione. Questo approccio riconosce l'interconnessione e l'interdipendenza dei sistemi globali, evidenziando come eventi locali possono avere ripercussioni su scala mondiale. La teoria della complessità suggerisce che la globalizzazione non sia un processo lineare, ma piuttosto un sistema adattivo complesso caratterizzato da feedback, emergenza e auto-organizzazione. Nel contesto della globalizzazione, la complessità si manifesta attraverso reti intricate di relazioni economiche, culturali e politiche che trascendono i confini nazionali. Queste reti facilitano flussi rapidi di informazioni, capitali e idee, creando un ambiente in cui cambiamenti apparentemente insignificanti possono portare a conseguenze imprevedibili e di vasta portata. L'approccio della complessità sottolinea anche la natura dinamica e non deterministica della globalizzazione. Riconosce che il sistema globale è in costante evoluzione con nuovi modelli e strutture che emergono dalle interazioni tra i suoi componenti. Questa prospettiva sfida le visioni semplicistiche o deterministiche della globalizzazione, evidenziando invece la sua natura fluida e multidimensionale. Inoltre, il concetto di complessità aiuta a spiegare fenomeni come la glocalizzazione, dove tendenze globali si fondono con caratteristiche locali, creando risultati unici e diversificati. Sottolinea anche l'importanza della diversità e dell'adattabilità nei sistemi globali, suggerendo che la resilienza deriva dalla varietà di risposte possibili alle sfide emergenti. Infine, l'approccio della complessità alla globalizzazione evidenzia l'importanza di un pensiero sistemico e interdisciplinare nell'affrontare le sfide globali. Riconosce che soluzioni sostenibili richiedono una comprensione delle interconnessioni tra diverse sfere, quindi economica, sociale, ambientale e tecnologica, e un approccio flessibile e adattivo alla governance globale.